In Vino Veritas vorremmo poter conoscere, attraverso il rapporto di Orazio col vino, qualcosa di più spontaneo e più vero riguardo al pensiero e al sentimento del poeta che non appare nelle sue poesie, diciamo, astemie. Ma non è così. Eppure, egli ci convince del contrario. Quando in Satira 1.4 riferisce che tra commensali brilli, euforici, ognuno sfotte l'altro rivelando i suoi nascosti sentimenti, perché Bacco fa dire il vero. All'anfora ricorda che il vino domina anche le tempre più forti, rivela le pene dei dotti e i segreti pensieri. E in Epodo 11, parlando a Pettio di Inanchia, dice che Bacco, inebriandolo col vino, aveva dischiuso i suoi sentimenti più profondi. Si è ripetuto da parte dei critici che parlare del vino era un topos letterario, un tema d'obbligo, una fonte di poesia come l'amore, l'amicizia, la satira contro il malcostume, e la letteratura greca aveva i suoi modelli encomiabili, i carmi conviviali di Alceo, i simposi poetici di Senofane e finanche una commedia di Aristofane, i banchettanti e una tragedia di Euripide, Baccanti. In ambiente latino, solo pochi cenni. I Columella che nel De Re Rustica tratta la coltivazione della vite. Virgilio che nel secondo libro delle Georgiche parla pure della coltivazione viticola e nel Copa dell'appendice virgiliana, una ostessa invita i passanti a entrare nella sua taverna. Bisogna arrivare a Marziale per leggere, nei brevissimi epigrammi del suo libro Xenia, Dono per gli ospiti, un elenco dettagliato di vini, dal vino resinato di Vienne al vino d'Albano, a quelle di Sezze, Sorrento, Fondi, di Cerveteri, di Taranto, Marsiglia, Mentana, a quello marsico, napoletano, eccetera. In Orazio il vino è nominato in 37 composizioni su 162. E il suo rapporto con tale bevanda è duplice, gastronomico e lirico. Il poeta era un buon gustaio e in varie sue poesie parla di banchetti, di programmazione dietetica, di oculata scelta di alimenti e bevande e persino del loro valore nutritivo, del gusto, del piacere culinario e dei possibili inconvenienti digestivi. Il convivio, oltre ad essere un topos anch'esso, era a lui congeniale, anche se desiderato nei giusti limiti e nel giusto godimento. E poi era un avvenimento quotidiano che allietava i ricchi che spesso lo trasformavano in orgia. Ma, oltre al gusto del bere, Orazio si era fortemente convinto, giurando questa volta sui lirici greci, che il vino era efficace a togliere gli affanni, a scacciare i tristi pensieri, a dare quel pizzico di euforia liberatrice e di stimolo afrodisiaco, per cui ripete questo messaggio a se stesso e agli amici, a Mecenate per brindare alle vittorie di Augusto, fa uscire il Cecubo e invita il ragazzo a portare coppe più grandi per creare la euforia. Lo stesso invito agli amici raccolti in casa mentre infuria il temporale, Epodo XIII. A Munanzio per porre fine alla tristezza e alle pene della giornata, ovunque si trovi, Odi 1 e 7. A Quintilio Varo l'esortazione a piantare la vite prima degli altri alberi, perché il Dio fa soffrire gli astemi e solo il vino scaccia le molestie e fa obliare il peso della guerra o l'assillo della fame. Però non si ecceda, altrimenti son risse, volgarità, malessere e sangue. Odi 1.8,
1,18. Orazio ama il vino, lo degusta e lo fa gustare agli altri. Lo vede come il re della mensa. Ne conosce i pregi, le varietà, la finezza, la gradazione alcolica, le maniere di mescolarlo al miele, all'acqua di mare, di associarlo a cibi particolari. È così che in Satira 2,8 si fa raccontare dal poeta Fundanio come è andata la cena presso il ricco Nasidieno e gli viene l'acquolina in bocca sentendo parlare del mosto di Coo, del Cecubo, del Falerno e dell'Albano, perché, come ha detto a Mecenate, nella sua villa in Sabina il vino è scadente, di 1,20, e perciò beveva poco in campagna. Ma è nella Satira 2,4 che si improvvisa esperto cuoco nella fattispecie di un tale Cazio per insegnare le cose da fare se ti capita un ospite all'improvviso. A stomaco vuoto va bene un vino leggero o bianco. Quello di Coo è utile nella stipsi. Il vino massico va messo al sereno per fargli perdere quell'odore che dà ai nervi e non filtrarlo per non togliergli il sapore. Se prende una sbornia, dagli gamberi o lumache. Servirgli anche uva con miele o feccia di vino con salsa di pesce. Sì, Orazio è ghiotto di vino, ma Ofello, il vecchio amico di suo padre, lo invita sia alla temperanza sia ad accontentarsi del buon vino senza desiderare il miele del limetto sciolto nel falerno, come era d'uso presso i ricchi. Un pensiero lo assilla poi, che la vita è breve e bisogna godersela strappandola al tempo che fugge. E allora nuove insistenze presso gli amici perché si ricordino del carpe diem, di non pensare agli affanni del domani e di togliersi di dosso quelli del presente con sagge libazioni col nettare degli dèi. Solo le esortazioni di Sestio, a Torquato, a Mecenate, a Dellio, a Quinzio Irpino. In altre poesie lascia il tono etico e il piglio terapeutico per parlare del vino in diverse occasioni. In Ode, per ottenere la compiacenza di Glicera, per cui arde d'amore, ordina ai servi di preparare il sacrificio a Venere col vino. Il mirto è una patera. In Ode si sente estasiato e un po' invidioso nel pensare al ricchissimo mercante che può sorseggiare il vino in tazze d'oro per aver venduto stoffe carissime. In Ode 2,14 ricorda a Postumo che morendo lascerà tutto all'erede avido, compresa la sua ricca riserva di Cecubo, e in Ode 3,15 dice a Clori, divenuta vecchia, che non gli gioveranno più né le rose, né la cetra, né il vino bevuto fino al torbido. Spesso poi parla del suo podere in Sabina e delle sue viti. Ne accenna a Celso Albinovano. A proposito della vigna guastata dalla grandine, ne discorre col suo fattore, ricordando quando a Roma sorseggiava il limpido Falerno. E con Quinzio, descrivendo l'uva, l'olivo e il frutteto del suo podere.
Ma è possibile che il poeta non abbia mai passato i limiti? Sì, ci sono dei passi che lo affermerebbero. In Ode 1.3, per festeggiare la sconfitta di Antonio e Cleopatra, invita gli amici al Nunc est bibendum, alle danze sfrenate e al canto delirante. In Ode 1.38 invita il servo a versargli del vino in abbondanza mentre vuole inebriarsi sotto l'ombrosa vite. In Ode 2.7 ricorda nel suo commilitone di Filippi il vino che bevevano durante la guerra e lo invita a bere con profusione. Il massico, come egli stesso fa, celebrando nella orgia l'amico. In Ode 2.11 invita l'amico Quin Irpino a bere per togliersi le preoccupazioni del momento, perché non bere finché sia lecito, lecito uguale fino a quando le pene scompaiono, e magari mescolandovi acqua per spegnere l'ardore del vino. In Ode 2.19 vi è un inno a Bacco, il dio del vino, che gli riempie l'animo e lo rende estasiato, fuori di sé, come dirà pure in Ode, quando il dio gli procura un estro insolito. In Epistola 1.15 chiede a Vala se a Velia o Salerno si trova un vino squisito che gli scorra nelle vene e gli sciolga la lingua. Con tutto ciò, però, ci troviamo nell'empito lirico, dove l'ardore del vino ha dato calore umano e un po' di fantasia creatrice, senza espressioni di particolari idee o sincerità affettive. Lo dice il poeta che la vera e dolce poesia odora di vino. Era Vinosus, persino Omero, ed anche Esiodo che nell'ebbrezza scriveva gli epici versi. Ma cosa è questa ebbrezza? È una sensazione esaltiva, una depressione dei poteri inibitori della mente, aumento della ideazione e della facoltà motoria, producendo una creatività intellettuale. A causa del vino e in certe dosi nascono pulsioni dell'inconscio o è del subconscio individuale e collettivo in collegamento nei centri mentali, coi centri mentali e della coscienza, dando luogo a quello che chiamiamo ispirazione, estro, fantasia, l'imprevedibile, che a volte sollecitano la persona contro la sua stessa volontà, causando in certi casi forme di follia, genio e follia. Schumann finì al manicomio per la continua oppressione di motivi musicali che lo ispiravano. Certamente ogni soggetto reagisce in modi diversi, secondo le dosi del vino e la particolare costituzione neuropsichica. Dice Coronini, nel suo opuscolo Misteria Vini, che il vino ci trasmette stimoli a volte intensi, a volte appena percettibili. Orazio era irascibile per natura, come afferma, e quindi un soggetto irritabile, dotato cioè di forte reattività, per cui risentiva presto gli effetti del vino, senza abusarne. Egli ha trattato del vino nelle forme religiosa e letteraria in uso presso i greci. Da sempre, infatti, come dice il professor G. Razzoli, il vino è una bevanda mezzo sacra e mezzo profana, carica di significati arcani e spesso simbolo della vita stessa. Da giovane il poeta avrà ecceduto alle cene degli amici, ma per via della sua ferrea educazione morale e perché cliente a carico dei potenti, anche Brillo
non dové e poté dire cose che lo compromettessero. Da persona matura, nella sua vita in Roma, sempre presso gli stessi amici, era ancora più attento a non palesare troppo le sue idee e sentimenti, tranne che sotto il velo della satira e del sorriso. In campagna si moderava per via della economia e perché il suo vino era scadente e il suo stato di salute malfermo. Certamente in qualche sua poesia l'ebbrezza lo portò ad una maggiore commozione lirica, ad uno stordimento estetico, ad un vero godimento cenestopatico, esaltando sentimenti di amore, di amicizia, di virtù e idee di saggezza, di critica giusta, di fermezza morale. Ma io penso che il suo modus gli era sempre presente. E forse le sue erano pure delle pseudo ebbrezze. Era troppo presente a se stesso, troppo teso all'osservazione del mondo esterno e molto prudente. Concedeva al vino essenzialmente un valore terapeutico, sigillato dalle leggende stesse dell'antichità e severamente qualche volta abusò, fu per combattere essenzialmente l'insonnia, che è veramente una grande sofferenza. Se è vero che il vino e dieta gli procurarono disturbi digestivi e gottosi, è vero pure che non intaccarono la sua lucidità mentale, la sua forza intellettuale ed affettiva. Nessuna forma di alcolismo cronico, delirio, paralisi, demenza, almeno fino a 2 mesi prima della morte di Mecenate. Dopo, non sappiamo se abusò del vino fino a procurarsi la morte desiderata. Il suo principio fu comunque la norma dettata a Florio nella chiusa della Epistola 2:2, che bisogna alzarsi dal convito mai ebbro, perché gli altri, specialmente i giovani, non ti scaccino con urla, derisioni e sconcezze. Mario Gallo.